Stamattina abbiamo finito il legame chimico. Vorrei giusto darvi qualche elemento di geometria molecolare, perché anche da questo punto di vista la chimica che si insegna nei licei è fuorviante, perché tu dici ma questa molecola del metano, ma perché tetraedrica? Cioè il Padre Eterno da qualche parte nel Vangelo, in qualche libro della Bibbia, ha scritto che la molecola del metano deve essere tetraedrica? No, non è così. Insomma, non... Semplicemente ci sono delle considerazioni che adesso andremo a vedere che fanno sì che la molecola del metano abbia geometria tetraedrica. È chiaro, quindi vi farò vedere un po' la molecola del metano, la molecola dell'acqua, la molecola dell'ammoniaca e la molecola di qualche altro idrocarburo come l'etilene, l'acetilene, proprio per capire che oltre alle cose che abbiamo visto quando si parla di legame chimico, si verificano degli altri fatti che necessitano comunque di essere considerati, perché da questi fatti che vi andrò a descrivere giusto adesso scaturiscono poi delle conseguenze che hanno delle dirette appunto conseguenze su quelle che sono le proprietà fisiche e le proprietà chimiche dei vari elementi chimici. Allora, ritorniamo al metano. Diciamo, il caso del metano è abbastanza istruttivo. Abbiamo detto che il metano ha formula CH4 e ci siamo resi conto del fatto che il metano ha formula CH4 perché la struttura elettronica del metano, del carbonio, andiamola a riportare un momento, è inutile diciamo ragionare sul vano. Dunque, carbonio a Z uguale 6, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci stanno due elettroni in 1S, quindi 1S2. Ancora due elettroni in 2S, quindi 2S2, e due elettroni in P, quindi 2P2. Nella lezione di ieri però vi ho già detto che questa struttura permetterebbe la formazione soltanto di due legami. La specie che si dovrebbe avere sarebbe la specie metilene CH2, che è un intermedio di reazione che ha una vita estremamente breve perché è estremamente reattiva, cioè ha un contenuto energetico molto molto elevato che la spinge a trasformarsi in qualcosa di più stabile. In effetti la specie stabile non è questo ipotetico metilene che, vi ripeto, è un intermedio di reazione, è il metano, ma il metano non si forma a partire da questa struttura elettronica del carbonio, si forma a partire dalla struttura elettronica del carbonio eccitato, quello là che io indico con l'asterisco. Diciamo, questo non è che sui libri di chimica è indicato così, la indico io personalmente, cioè è una convenzione personale di Michele Panzini, che ritengo, diciamo così, sia importante, perché è importante fare capire che questa struttura elettronica che vado a scrivere e che indico con l'asterisco ha un contenuto energetico lievemente superiore di quello lì dell'atomo di carbonio. La struttura elettronica dell'atomo di carbonio eccitato è 1S2, il piccolo surplus di energia che viene fornito all'atomo di carbonio eccitato serve per promuovere un elettrone dal 2S, quindi avremo 2S1, per promuoverlo al 2P, quindi avremo 2P1, 2P2, 2P3. Quindi, sulla base di questa struttura elettronica dell'atomo di carbonio eccitato, abbiamo che questo carbonio ha la possibilità di formare quattro legami con l'atomo di idrogeno, perché il simbolo elettronico del carbonio eccitato è questo qui, il simbolo elettronico dell'idrogeno è questo, ovviamente Z uguale 1, che vuol dire 1S1, e quindi si vanno a mettere i quattro atomi di idrogeno qui e si forma la molecola del metano. Va bene, ma questo in effetti già ve l'ho detto ieri, ve lo ripeto perché? Perché adesso andiamo a vedere qualche fatto ulteriore da cui scaturisce la geometria tetraedrica della molecola del metano. In effetti, se tutto quanto nella realtà si verifica fosse quello che vi ho detto, la molecola del metano non sarebbe quella lì che incontriamo veramente. Per quale motivo? Perché
di questi quattro legami covalenti che si realizzano fra l'atomo di carbonio e l'atomo di idrogeno, questi quattro legami covalenti non sarebbero completamente equivalenti gli uni agli altri. Perché? Perché uno di questi legami covalenti deriverebbe dalla sovrapposizione dell'orbitale di tipo S dell'idrogeno con l'orbitale di tipo S del carbonio. Gli altri tre legami covalenti deriverebbero dalla sovrapposizione dell'orbitale di tipo S dell'idrogeno con gli orbitali di tipo P del carbonio. Pertanto, i quattro legami carbonio-idrogeno non dovrebbero essere covalenti, perché comunque all'orbitale di tipo 2S e all'orbitale di tipo 2P competono energie che sono lievemente diverse. Questo che cosa dovrebbe comportare? Dovrebbe comportare che, non essendo equivalenti i quattro legami covalenti carbonio-idrogeno che si verificano nella molecola del metano, la reattività dei quattro atomi di idrogeno che si trovano nella molecola del metano dovrebbe essere diversa. Cioè, in poche parole, i tre atomi che si trovano coinvolti nel legame carbonio-P-idrogeno-S dovrebbero reagire differentemente dall'atomo di idrogeno che si trova coinvolto nel legame covalente carbonio S, idrogeno S. Quindi dovremmo aspettarci una reattività chimica diversa dei diversi atomi di idrogeno, cioè tre dovrebbero comportarsi in una maniera e il quarto si dovrebbe comportare in una maniera diversa. Inoltre, dato che questi legami covalenti sono dei legami covalenti diversi perché derivanti dalla sovrapposizione di queste nubi elettroniche che sono diverse, ripeto, quando uno parla di orbitale di tipo P, orbitale di tipo S, è proprio la simmetria che è diversa, è chiaro, cioè uno è sferico e un altro è a due lobi, è completamente diverso. Dovremmo anche avere delle proprietà fisiche diverse. Cioè, essenzialmente, come proprietà fisiche intendo dire, la distanza di legame dovrebbe essere diversa, quindi dovremmo avere un atomo di idrogeno che si trova più vicino all'atomo di carbonio degli altri tre e, conseguentemente, essendo diversi, se fossero diversi i legami covalenti carbonio-idrogeno, dovremmo avere anche due diverse energie di legame. Cioè, per il legame carbonio S, idrogeno S, l'energia di legame dovrebbe essere più alta e dovrebbe essere leggermente più bassa l'energia di legame degli altri. Diciamo che tutte queste risultanze non vengono verificate nella realtà. Cioè, adesso praticamente le molecole vengono fotografate sopra, sotto, con i metodi che sono attualmente disponibili. Uno può andare a misurare con precisione le distanze di legame, può andare a misurare con precisione le energie di legame e si vede incontrovertibilmente che le energie di legame carbonio-idrogeno sono uguali per tutte e quattro i legami, così come pure le distanze di legame sono uguali per tutte e quattro, così come pure la reattività dei quattro diversi atomi di idrogeno è la stessa per tutti e quattro. Tutte queste risultanze sperimentali sono in contrasto con la struttura che noi siamo andati a disegnare. Allora, che cosa ci sta che cambia il panorama e che rende compatibili la struttura che io vi ho disegnato alla lavagna con le evidenze sperimentali, con le prove sperimentali riguardante la distanza di legame, l'energia di legame e la reattività dei quattro atomi di idrogeno, che è assolutamente la stessa? In effetti si è verificato un processo di ibridazione degli orbitali. Che cosa significa? Significa praticamente che i quattro orbitali che si trovano nel livello energetico 2, uno di tipo S e tre di tipo P, si sono praticamente mischiati gli uni agli altri, si sono ibridati gli uni con gli altri. Il risultato qual è stato? Che invece di esserci un orbitale di tipo S e tre orbitali di tipo P, ci sono quattro orbitali ibridi di tipo SP3. Se vogliamo andare a vedere dal punto di vista delle funzioni d'onda questi orbitali, perché vi ripeto, gli orbitali
vi ho detto che quando si parla di orbitali uno pensa alle porzioni di volume che hanno una certa simmetria, una certa forma, in cui c'è un'elevata probabilità, 95%, di andare a trovare l'elettrone nello spazio. Nella realtà gli orbitali sono delle funzioni... abbiamo ricominciato. Quando hai finito io continuo, posso continuare? Ho il tuo permesso. Ringraziamo il nostro amico che mi dà il permesso di continuare la lezione. Stavamo dicendo, gli orbitali sono delle funzioni matematiche. Adesso queste funzioni matematiche hanno particolari caratteristiche, particolari costanti. Nella pratica questi orbitali ibridi di tipo SP3 derivano dalla combinazione lineare delle funzioni matematiche, una di tipo S, tre di tipo P. E si hanno quindi quattro funzioni ibride di tipo SP3. I volumi che vengono descritti dalle funzioni orbitali ibride di tipo SP3 sono una via di mezzo, diciamo così, fra quelle sferico e fra quelle lì praticamente di tipo P. Sono praticamente a due lobi, ma sono a due lobi asimmetrici, uno molto più grande e un altro molto più grande. Cioè, se praticamente il nucleo del lato è rappresentato da questo punto qui, avremo praticamente che l'orbitale ibrido di tipo SP3 avrà un lobo molto più grande e un lobo molto più piccolo. Va bene? Adesso quindi, postulando, diciamo così, l'avvenuta ibridazione degli orbitali, cioè invece di avere un orbitale di tipo S e tre orbitali di tipo P, abbiamo quattro orbitali ibridi di tipo SP3, abbiamo praticamente, possiamo anche spiegarci il tipo di geometria molecolare che deriva da questa ibridazione di tipo SP3, perché in effetti la geometria molecolare che ha il metano è una diretta conseguenza del fatto che nella molecola del metano si ha un'ibridazione di tipo SP3. Ragioniamo un pochino. Dal nucleo dell'atomo di carbonio si devono dipartire quattro nubi elettroniche in cui praticamente si troveranno gli elettroni di legame carbonio-idrogeno. Queste nubi elettroniche che si dipartono tutte e quattro dall'atomo, dal nucleo dell'atomo di carbonio, saranno delle zone ad elevata densità di carica elettrica negativa, ovviamente. Cioè, poiché in queste porzioni di volume noi abbiamo il 95% di andare a il 95% di probabilità di andare a trovarci gli elettroni di legame, è ovvio che saranno porzioni di volume, porzioni di spazio ad elevata densità di carica elettrica negativa. Ovviamente, poiché queste quattro porzioni di volume ad elevata densità di carica elettrica negativa si respingono fra di loro, come si andranno a sistemare nello spazio? Si andranno a sistemare nello spazio il più lontano possibile fra di loro. Adesso, se voi andate a pensare, quattro nubi elettroniche che si dipartono da uno stesso punto, protendendosi nello spazio, qual è la geometria che permette a queste quattro nubi elettroniche di sistemarsi il più lontano possibile fra di loro? Qual è? Quella del tetraedro, ovviamente. Quindi, noi che cosa avremo? Che queste quattro nubi elettroniche si disporranno secondo i vertici di un tetraedro. L'angolo al centro di un tetraedro mi pare che è 109 gradi e qualche cosa, e quindi così dovrebbero venire questi quattro angoli al centro. 109 gradi e qualche cosa. Ai vertici di questo tetraedro, ovviamente, si troveranno i quattro atomi di idrogeno. Va bene? Quindi, praticamente, la geometria tetraedrica della molecola di metano è una diretta conseguenza del fatto che nel metano si verifica un'ibridazione di tipo SP3. Va bene?
ci sono problemi. Diciamo che il tetraedro, andarlo a disegnare, si fa così più o meno. Questo è l'atomo di carbonio. Ci sono queste quattro nubi, una che va verso l'alto, un'altra che va in basso a destra e in basso a sinistra. Tenete presente però che questi atomi di idrogeno che andiamo a sistemare qui, se l'atomo di carbonio giace sul piano della lavagna ci sta solo questo atomo di idrogeno qui, questi due atomi di idrogeno qui si trovano più avanti del piano della lavagna. Poi ci sta un atomo di idrogeno che va all'interno che sta proprio dietro della lavagna. È chiaro? E quindi abbiamo che, anzi facciamo così, scusate. Abbiamo così che si viene a formare questo tetraedro. Va bene? Adesso ci siamo spiegati qual è la geometria molecolare della molecola di metano. Vediamo un pochettino come mai la molecola dell'ammoniaca tiene quella forma che abbiamo visto ieri. Che forma tiene la molecola dell'ammoniaca? Ve la ricordate? La forma di piramide trigonale. Piramide trigonale che vuol dire? Vuol dire che l'atomo di azoto sta nel vertice della piramide e alla base della piramide ci sta un triangolo a cui vertici si trovano gli atomi di idrogeno. Allora noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che la struttura elettronica dell'azoto è NAZ uguale 7, sarà 1S2 2S2 2P1 2P2 2P3. Adesso praticamente nell'azoto, quando si va a formare l'ammoniaca, anche in questo caso si ha un'ibridazione di tipo sp3, cioè in poche parole l'orbitale di tipo 2s si ibrida con gli altri, con i tre orbitali di tipo p per dare origini a quattro orbitali ibridi di tipo sp3. Ripeto, il meccanismo è esattamente lo stesso di quello là del metano. Cioè, in poche parole, si ha una combinazione lineare delle funzioni d'onda di tipo S e delle tre funzioni di tipo P, in modo da dare origine a quattro funzioni di tipo SP3. Né più e né meno. Adesso, come nel caso del metano, che tipo di geometria discende, deriva da un'ibridazione di tipo SP3? Noi che cosa abbiamo? Abbiamo quattro orbitali di tipo sp3. Un orbitale di tipo sp3 conterrà già due elettroni, vedete? Questi due elettroni qui, cioè il simbolo elettronico dell'azoto è questo. Qui teniamo due orbitali, qui un orbitale, qui un elettrone e qui un elettrone. Questi quattro orbitali qui, invece di essere uno di tipo s e tre di tipo p, saranno quattro di tipo sp3, perfettamente uguali fra di loro. Chiaro? Allora, questi quattro orbitali ibridi di tipo sp3, uno sarà già pieno degli elettroni, perché avrà un doppietto elettronico. Gli altri due praticamente ce ne hanno uno solo. Quindi, quanti atomi di idrogeno saranno necessari per fare una molecola stabile quando si dovranno andare a legare all'azoto per fare l'ammoniaca? Ovviamente ce ne vorrà uno qua e uno qua. Quindi ce ne saranno tre. Ciò nonostante, i quattro orbitali liberi di tipo sp3 che si trovano nell'ammoniaca sono perfettamente uguali ai quattro orbitali ibridi di tipo sp3 che si trovano nel metano. Cioè sono tutti e due, tutti e quattro, sia i quattro dell'ammoniaca, sia i quattro del metano. Quattro porzioni di volume ad elevata densità di carica negativa che si dipartono dallo stesso punto dello spazio. Nel caso del metano era il nucleo dell'atomo di carbonio, nel caso dell'ammoniaca è il nucleo dell'atomo di azoto, che si devono andare a sistemare il più lontano possibile fra loro. L'unica differenza qual è? Che nel caso del metano
ci sono quattro atomi di idrogeno e quattro vertici del tetraedro. Nel caso dell'ammoniaca, i vertici del tetraedro ce ne sono solo tre, perché il quarto non è necessario, perché l'azoto tiene un elettrone in più del carbonio. Pertanto, dall'atomo di azoto si dipartiranno quattro lubie elettroniche dirette secondo i vertici di un tetraedro. Ma il tetraedro poi nella realtà non si vede più, perché è un tetraedro a cui abbiamo tolto un vertice. Un tetraedro a cui abbiamo tolto un vertice, in che cosa si trasforma? Si trasforma in una piramide trigonale. Quello che era il centro del tetraedro, cioè dove stava l'atomo del carbonio, diventa il vertice della piramide trigonale. Quindi la molecola dell'ammoniaca verrà ad essere così, vedete? Questo è l'atomo di azoto, che sarà praticamente legato a due atomi di idrogeno e poi a un terzo atomo di idrogeno. Questi tre atomi di idrogeno, non nessuno dei tre giace praticamente sul piano della lavagna. Se sul piano della lavagna ci sta l'atomo di azoto, questi due atomi qui staranno più avanti e questo atomo qui, ho disegnato tratteggiato, starà più indietro. Quindi qui avremo praticamente, vedete, una piramide e qui avremo praticamente il vertice della piramide. La differenza con la molecola del metano è che qui sopra ci sta un altro atomo di idrogeno, il metano. Nell'ammoniaca non ci sta. Perché non ci sta nell'ammoniaca? Perché l'ammoniaca tiene un elettrone di più. Questo è il motivo per il quale l'ammoniaca ha una molecola che ha la forma di una piramide trigonale. Notate bene però che l'ammoniaca tiene un doppietto elettronico spaiato. Questo è un punto molto molto importante, perché quando studieremo il capitolo di acidi e basi, questo doppietto elettronico tornerà di grande attualità. Le proprietà basiche che ha l'ammoniaca dipendono grandemente dal fatto che c'ha questo doppietto elettronico sbagliato. Va bene? Quindi, in poche parole, abbiamo che nel metano e nell'ammoniaca si ha in entrambi i casi un'ibridazione di tipo SP3. Nel metano la molecola che esce fuori è una molecola tetraedrica, perché ai quattro vertici del tetraedro si trovano degli atomi di idrogeno. Adesso la geometria tetraedrica che deriva dall'ibridazione di tipo SP3 si conserva anche nell'ammoniaca, ma nell'ammoniaca la molecola non ha più la faccia di un tetraedro, bensì ha la faccia di una piramide trigonale. Perché? Perché è un tetraedro a cui è stato tolto il vertice superiore, e togliendogli il vertice superiore in cosa si trasforma? In una piramide trigonale. Va bene? Sono problemi? Andiamo a vedere un pochettino l'acqua come esce qui. L'acqua praticamente è il composto in cui sono legati ossigeno e idrogeno. L'ossigeno che tiene Z uguale 8, abbiamo che la struttura elettronica è 2S2, 2S2, e siamo 8. Adesso il ragionamento è sempre lo stesso. Come nel metano, come nell'ammoniaca, anche nell'acqua, anche nell'ossigeno dell'acqua, si verifica una ibridazione di tipo SP3. Ibridazione di tipo SP3 che significa? Significa praticamente che si formano quattro orbitali ibridi di tipo SP3 che individuano quattro porzioni di spazio che si dipartono dallo stesso punto in nucleo dell'atomo di ossigeno in quattro direzioni dello spazio. Queste quattro porzioni di volume, che sono ad elevata densità di carica negativa perché è la zona dove si troveranno gli elettroni di legame, si dovranno andare a sistemare il più lontano possibile fra di loro. Abbiamo già detto che la geometria che permette di andare a sistemare il più lontano possibile fra di loro queste quattro nubi elettroniche è quella di tetraedrica. In effetti pensateci bene, guardate, se voi un tetraedro, benissimo, io cosa faccio? Questo idrogeno qua lo porto un pochettino più in basso, così lo allontano da questo. Se lo allontano da questo, lo avvicino a questo qui.
e quindi la situazione è meno favorevole. Allora dice, vabbè, lo porto un pochettino più avanti, lo porto un pochettino più avanti, lo allontano da questo, lo avvicino sempre a questo e a questo. Quindi quella là migliore di tutte è sempre la terra etica, che permette di avere le distanze maggiori possibili fra tutte quante le quattro nubi. Per quanto riguarda l'ossigeno, anche in questo caso ci sono quattro nubi elettroniche che si dipartono dallo stesso punto, il nucleo dell'atomo di ossigeno. Come si andranno a sistemare nello spazio? Secondo i vertici di un tetraedro. Ma la differenza con la molecola del metano e la differenza con la molecola d'ammoniaca qual è? È che l'ossigeno ha il suo simbolo elettronico, è questo, due elettroni qui, un elettrone qui, un elettrone qui. Adesso non conta il fatto che questi quattro orbitali, invece di essere 1s e 3p, sono quattro di tipo sp3, cioè due orbitali di tipo sp3 hanno già il doppietto elettronico. Quindi gli atomi di idrogeno che si potranno andare a collegare saranno solamente due, chiaro? Adesso se voi a un tetraedro ci togliete un atomo di idrogeno, ci togliete un altro atomo di idrogeno, che cosa resta? Resta la molecola dell'acqua che è fatta così. Ovviamente voi dovete tenere presente che qua ci stanno altre due doppietti elettronici che sono spaiati. Bene, quindi mentre la molecola dell'ammoniaca ha un doppietto elettronico spaiato, la molecola dell'acqua ha due doppietti elettronici spaiati. Poiché questi doppietti elettronici spaiati sono delle zone ad elevata densità di carica negativa, esercitano un'azione di compressione su questo angolo qui, che invece di essere 109, qualche cosa, qual è l'angolo al centro di un tetraedro, è un pochino più piccolo, sarà circa 104 gradi. Va bene? Quindi la geometria molecolare dell'acqua, cioè l'acqua c'ha quella forma là, perché? Perché anche nell'ossigeno dell'acqua si verifica un'ibridazione di tipo sp3. L'ibridazione di tipo sp3 dà origine sempre a geometrie tetraedriche. Però la molecola dell'acqua perde la faccia del tetraedro, perché? Perché è un tetraedro senza due vertici. Cioè, il metano era un tetraedro vero. L'ammoniaca era un tetraedro senza un vertice, quindi si trasformava in una piramide trigonale. L'acqua è un tetraedro senza due vertici, quindi assume questa forma. Va bene? Non è particolarmente complicato. Allora, voglio rapidamente concludere questo discorso della geometria molecolare. Vedete, non ci ho messo molto. Poi, dopo che abbiamo finito la geometria molecolare, vi posso cominciare a parlare di composti chimici. E anzi, prima di parlare dei composti chimici, vi comincerò a parlare del numero di ossidazione. Vi dicevo praticamente che il carbonio, però, può presentare anche altri tipi di ibridazione. Quando è che presenta altri tipi di ibridazione? Cancelliamo un pochettino tutta questa roba qua e focalizziamo la nostra attenzione soltanto sul carbonio. Allora, dunque, esiste un composto a due atomi di carbonio. Esistono tre composti del carbonio. Vediamoli per volta. Uno praticamente è il C2H6, che si chiama etano. Nel C2H6, vedete, la formula di struttura è questa. Nel C2H6, in entrambi gli atomi di carbonio, si ha praticamente l'ibridazione di tipo sp3. Di questi quattro orbitali ibridi di tipo sp3, tre vengono utilizzati per sovrapporli con gli orbitali di tipo s dell'idrogeno in modo da formare i legami covalenti polari carbonio-idrogeno.
idrogeno, e il terzo dà origine alla sovrapposizione dell'orbitale sp3 di un atomo di carbonio con l'orbitale sp3 ibrido sp3 dell'altro atomo di carbonio per dare origine al legame carbonio-carbonio. Quindi praticamente nell'etano che ha formula C2H6, l'ibridazione che si verifica nei due atomi di carbonio è sempre un'ibridazione di tipo sp3. Diverso è il caso di un altro composto del carbonio, sempre a due atomi di carbonio, che ha formula brutta C2H4. Che cosa succede in questo composto che è chiamato? Dunque, questo è l'etano, questo è l'etilene o etene. Che succede praticamente in questo composto chiamato etilene o etene? Ragioniamo un pochettino. Dunque, l'ibridazione che si verifica per gli atomi di carbonio nell'etilene o etene non è di tipo sp3, cioè non coinvolge un orbitale di tipo s a simmetria sferica e tre orbitali di tipo p che hanno la simmetria a due lobi. Sarà un'ibridazione di tipo sp2, cioè, in poche parole, coinvolge soltanto l'orbitale di tipo s con due orbitali di tipo p. Va bene? Ripeto, dal punto di vista matematico, che cosa significa? Significa che invece di andare a fare quattro combinazioni lineari di una funzione di tipo s con tre funzioni di tipo p, si fanno tre combinazioni lineari di una funzione di tipo s con due funzioni di tipo p. Va bene? Quindi il concetto, diciamo così, è abbastanza simile. Poniamoci il quesito che ci siamo posti per l'ibridazione di tipo sp3. Abbiamo detto che nell'ibridazione di tipo sp3 si devono andare a sistemare nello spazio quattro nubi elettroniche che si dipartono da uno stesso punto, il nucleo dell'atomo di carbonio, nello spazio, e si devono sistemare il più lontano possibile fra di loro perché sono quattro nubi elettroniche ad elevata densità di carica negativa. Quindi per mutua repulsione elettrostatica si devono andare a sistemare il più lontano possibile tra di loro. Questa volta le nubi elettroniche sono solamente tre. Quindi il fatto è più semplice. Nello spazio, quattro nubi elettroniche, quattro porzioni di volume che si dipartono da uno stesso punto e si devono andare a sistemare il più lontano possibile fra di loro, come si andranno a sistemare? Si andranno a sistemare tutte e tre sullo stesso piano, con angoli di 120 gradi fra di loro. Direte voi, vabbè, ma io sono sullo stesso piano e se io lo sposto un pochettino più su, si allontana da un lato, si avvicina dall'altro. Se lo sposto un pochettino più giù, si allontana da un lato, si avvicina dall'altro. Chiaro? Quindi se voi avete quattro nubi elettroniche che si dipartono dal nucleo dell'atomo di carbonio, ce ne sarà una diretta così, un'altra diretta così, un'altra diretta così. E tutti quanti questi angoli saranno degli angoli di 120 gradi. Adesso praticamente noi che cosa avremo? Avremo che questi orbitali ibridi di tipo sp2, questa volta, serviranno due alla sovrapposizione dell'orbitale ibrido di tipo sp2 con l'orbitale di tipo s dell'idrogeno per dare la formazione di un legame carbonio-idrogeno, e uno servirà alla sovrapposizione dell'orbitale di tipo sp2 ibrido dell'atomo di carbonio con l'orbitale ibrido sp2 dell'altro atomo di carbonio. Quindi avremo praticamente una molecola di questo tipo qui. Ovviamente noi avremo che tutti quanti questi atomi giaceranno tutti quanti nello stesso piano, perché se questo angolo deve essere di 120 gradi, questo angolo qui è praticamente di 120 gradi e così via, tutti quanti di 120 gradi, questi devono giacere tutti quanti nello stesso piano. Cioè la molecola
dell'etilene o etene, come dir si voglia, è una molecola planare. Cioè, mentre quella dell'etano, le molecole si trovano nello spazio, nell'etilene o etene giacciono tutte.